Buongiorno a tutti sul canale di Alfred73. Oggi vediamo come riparo una pompa a 12 volt da camper sommergibile che risulta bloccata. Questo tipo di pompe vengono utilizzate soprattutto nei camper, funzionano a 12 volt, hanno un relativamente basso assorbimento di corrente. Nel mio caso, io ho utilizzato questa pompa in un mio progetto, oggetto di un video precedente, di un impianto di recupero di acqua piovana di cui metterò il link in alto a destra. In particolare, qui troviamo le caratteristiche salienti di questa pompa che ha una potenza di circa 30-40 watt, quindi con un consumo di corrente massimo di circa 2,5 ampere sotto carico. Dopo circa 2 anni di onorato funzionamento, come potete vedere, schiacciando l'interruttore di alimentazione non esce più l'acqua, quindi la pompa è guasta, è bloccata. Andiamo a vedere com'è possibile riparare questa pompa modello Comet Lux Plus 12 volt bloccata. Se vi piacciono i miei video, non esitate a mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Queste pompe si bloccano di solito dopo un lungo periodo di inattività o a causa del calcare presente nell'acqua, nelle acque chiare, o a causa delle mucillagini presenti nelle acque grigie. E il mio caso è proprio quello delle mucillagini, infatti vedete che la pompa è sporca e probabilmente la girante in essa contenuta è bloccata. Per verificare questa cosa, do una pulizia sommaria alla pompa con un alimentatore 12 volt, il solito mio alimentatore. Vado a verificare la funzionalità di questa pompa se gira. Come potete vedere, l'assorbimento è istantaneamente infinito, segno che la pompa evidentemente è in cortocircuito ed è bloccata. Quando vedete questa situazione, non insistete ad alimentare la pompa perché potreste bruciarla. Andiamo a vedere come smontare questa pompa e sbloccare questa girante che sì, effettivamente è proprio bloccata. Per rimuovere il coperchio della girante utilizziamo una pistola d'aria calda sulla posizione centrale, quindi non troppo calda, e scaldiamo leggermente tutto intorno alla girante la plastica in rosso in modo da poterla rimuovere agevolmente. Fatta questa operazione con un grimaldello, ovviamente con dei guanti che la plastica sarà molto bollente, andiamo a rimuovere questo coperchio di protezione della girante. Non vi preoccupate, poi vedremo come ricostruirlo. Una volta rimossa la plastica che insiste sulla girante, possiamo avere accesso alla girante stessa, che in effetti risulta quasi bloccata in virtù delle alghe, dello sporco accumulato. A questo punto andiamo a rimuovere con questo movimento la girante dal perno del motore e andiamo a fare una pulizia accurata, magari utilizzando un cacciavite o meglio ancora del WD-40 in spray, dello sbloccante in spray che rimuove tutte le impurità. Fatta questa pulizia, rimontiamo sul perno all'altezza giusta la nostra girante e verifichiamo che gira agevolmente. Siamo pronti per ricostruire la nostra pompa. Prima però effettuiamo una prova con il solito alimentatore a 12 volt. Come potete vedere, a questo alimentatore ho aggiunto un amperometro e questa volta vedrete che l'assorbimento a vuoto della pompa non raggiunge più il fondo scala, segno che la pompa è tornata a funzionare correttamente. Vi ricordo che se avete delle domande o dei commenti da fare, potete utilizzare l'apposita sezione di commenti nella parte sottostante. Bene, una volta verificata la funzionalità corretta della pompa, possiamo ricostruire il coperchio della girante. Ci servirà ovviamente un nuovo coperchio in plastica, giacché l'originario non è più utilizzabile, ovviamente. Facciamo delle prove con diversi tappi in plastica. Dobbiamo trovarne uno che abbia lo stesso diametro della pompa. Ho trovato un contenitore di alcune caramelle che ha esattamente lo stesso diametro della pompa. A questo punto vado a tagliarlo nella parte superiore per poterlo inserire sulla pompa.
Con un cutter vado a tagliare la parte finale del coperchio per avere una superficie liscia. Vediamo come andare ad inserire questo contenitore sulla nostra pompa dello stesso diametro. Indosso dei guanti di protezione e vado ad effettuare il foro di pescaggio della girante con una fresa idonea e una volta effettuate le svasature dentro e fuori mi assicuro che il diametro sia più o meno lo stesso del vecchio coperchio. Riprendo la mia pistola d'aria calda sulla posizione 1, quindi non troppo calda, e vado a scaldare questo contenitore sia nella parte esterna sia nella parte interna per poterlo inserire nella parte esterna della pompa. Vado altresì a scaldare il corpo della pompa per piegare questa protuberanza di pescaggio e favorire così l'inserimento del contenitore nella forma più regolare possibile della pompa. Finché è caldo, con i guanti, vado ad inserire il contenitore molle nella pompa fino a farlo entrare per circa 2-3 cm. L'importante, insomma, è raggiungere la girante e lasciare lo spazio di movimento per la girante. A questo punto la riparazione è quasi completata. Non mi rimane che inserire della colla tipo Bostik sulla giuntura per evitare che il contenitore possa inavvertitamente fuoriuscire nel tempo e anche per sigillare un po' e favorire il flusso di aspirazione dell'acqua. Con questa tecnica in futuro, se ci sarà bisogno, potrò nuovamente smontare questa pompa e eventualmente sbloccarla ulteriormente, semplicemente riscaldando il contenitore di queste caramelle. Lasciamo a questo punto che il Bostik asciughi e successivamente potremo reinserire la nostra pompa nella cisterna di raccolta dell'acqua piovana. Nel mio caso io ho una cisterna IBC da 1000 litri che ha un comodo tappo da 13,5 cm di diametro nella parte superiore, nella quale inserirò agevolmente la mia pompa che invece ha un diametro di 6,5 cm. Vado a fissare il tubo di pescaggio in PVC con l'apposita fascetta stringente in metallo in modo da avere un bloccaggio sicuro. Poi rimuovo dal tappo la zanzariera di filtraggio che serve sia per filtrare l'acqua sia per evitare la formazione di zanzare. È una zanzariera doppia. Vado ad annegare la pompa riparata nella cisterna per almeno un metro di profondità con il suo relativo cavo elettrico di collegamento, che andrò a collegare ad un apposito alimentatore, ad un apposito circuito attraverso questi due morsetti a molla, di cui poi vi lascerò anche il link in descrizione. Questo circuito dell'alimentatore è stato oggetto di un mio video precedente, di cui poi vi metterò in alto la scheda. Una volta effettuati tutti i collegamenti a 12 volt rispettando la polarità con questo morsetto, andiamo a proteggere il tappo, a reinserire la zanzariera, diciamo così, in modo da evitare la formazione di zanzare e anche il filtraggio dell'acqua che scende dall'alto. Con questa fascetta di bloccaggio in filo di ferro da me realizzata, vado a bloccare la zanzariera sulla sua posizione. Realizzo così un semplice sistema di filtraggio per l'acqua piovana. Reinserisco il tubo che proviene dal discendente dell'acqua piovana, un tubo di corrucato a doppia parete molto largo che andrò ad inserire sul discendente dell'acqua piovana e a piegare verso la cisterna, verso il tappo di caricamento della cisterna. E mentre io faccio questo, se vi sta piacendo questo video, non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Bene amici, a questo punto non rimane che accendere la nostra pompa e attendere l'arrivo del nostro potentissimo getto d'acqua che servirà per irrigare il nostro giardino. Ovviamente sono sarcastico perché questo è il massimo che potete ottenere da una pompa da 0,85 bar, quindi non vi aspettate da queste pompe la stessa pressione che avreste nel rubinetto di casa.
E per concludere aggiungo anche che nel mio caso io ho abbinato a questa pompa un controllo pompa transistor con sensore dell'acqua, oggetto di un mio video precedente di cui poi vi metterò il link in alto nella scheda, che attraverso questo sensore a due contatti, una volta inserito nell'annaffiatoio, per esempio, questo circuito elettronico interrompe istantaneamente l'erogazione dell'acqua, quindi il funzionamento della pompa, una volta che l'acqua avrà raggiunto i due contatti. Infine, se togliamo il sensore, la nostra pompa ripartirà alla grande. Bene amici, io vi ringrazio per la visione, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video e a me non rimane che darvi appuntamento alla prossima volta.